Giuseppe Capograssi nacque a Roma il 7 marzo 1900. Pittore italiano, dopo la laurea in giurisprudenza, studiò pittura alla scuola di nudo di Felice Carena. Esordì come artista nel 1927 all'Hotel Dinesen di Roma con Emanuele Cavalli, ma in seguito visse per alcuni anni a Parigi. Nel 1933 firmò il manifesto del primordialismo plastico insieme a Cavalli e Melli, con i quali espose lo stesso anno alla Galleria Bonjean di Parigi. I dipinti di questo periodo presentano una particolare attenzione ai valori tonali della pittura, che caratterizza anche gli altri protagonisti di quella che venne chiamata École de Rome. Capograssi fu tra i fondatori del gruppo Origine insieme a Marco Ballocco, Ettore Colla e Alberto Burri e nel 1952 si avvicinò allo spazialismo. Nel dopoguerra la ricerca di Capograssi si staccò progressivamente dalla figurazione fino a raggiungere la completa astrazione. I primi risultati di questa ricerca artistica vennero presentati nel 1950 presso la Galleria del Secolo di Roma. A 48 anni Capograssi era già un artista stimato e riconosciuto. Avrebbe potuto, come tanti fecero, amministrare prudentemente una ricerca senza scosse, attardandosi magari nell'indagine post-cubista prima di abbracciare la poetica informale. E invece scelse di rivoluzionare il suo lessico pittorico, affidando tutto a un unico segno ripetuto all'infinito. Il linguaggio di Capograssi da questo momento si basò sull'invenzione di un segno grafico elementare e fortemente comunicativo, che viene ripetuto nelle più svariate combinazioni. Questo elemento primario, definito spesso pettine o rebbio, è sempre associato a campiture di colore piatto, mai materico. Nelle molte opere che vennero dopo questo cambiamento radicale, l'artista allargò il repertorio dei segni. Non più solo tasselli colorati e direttrici, ma anche lettere, zigzag, tratteggi e sinusoidi. Li liberò da qualsiasi struttura di sostegno, rendendo l'opera il risultato del loro processo aggregativo. Non mancarono a Giuseppe Capograssi i grandi risultati e i riconoscimenti quando era ancora in vita. Nel 1962 infatti vinse il premio per la pittura ex aequo con Morlotti alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. Nonostante le incomprensioni iniziali, dovute principalmente al fatto che lasciò in maniera drastica la pittura figurativa, la sua opera andrà ricevendo sempre più consensi a livello internazionale. Capograssi si spense a Roma il 9 ottobre del 1972. Nel 2012, nella ricorrenza del quarantennale della morte, una grande retrospettiva della sua produzione pittorica è stata allestita a Savona, presso la Pinacoteca Civica di Palazzo Gavotti. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!